Crepuscolo a tutti dal vostro Labba. Questa è una nuova puntata di Genius Loci, lo spirito del luogo, lo spirito del suono e lo spirito di tutto ciò che ci circonda e ci appartiene. 16 gennaio 2019. Io sono verticale, ma preferirei essere orizzontale. Non sono un albero con radici nel suolo, succhiante minerali e amore materno, così da poter brillare di foglie a ogni marzo. Né sono la beltà di un'aiuola, ultra dipinta che susciti grida di meraviglia, senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali. Confronto a me, un albero è immortale, è la cima di un fiore non alta, ma più clamorosa. Dell'uno la lunga vita, dell'altra mi manca l'audacia. Stasera, all'infinitesimo lume delle stelle, alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi. Ci passo in mezzo, ma nessuno di loro ne fa caso. A volte io penso che, mentre dormo, forse assomiglio a loro nel modo più perfetto, con i miei pensieri andati in nebbia. Stare sdraiata è per me più naturale. Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre. Finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me. Si tratta di versi attraversati da una sincera tristezza. Questa poesia di Sylvia Plath, che è una poetessa vissuta nella prima metà del Novecento, si confronta alla natura, si confronta all'albero, un albero imponente, ma anche una piccola aiuola allo stesso tempo. È consapevole della propria finitezza, che tende a contrastare comunque con l'aspetto riguardante la natura, che è infinito. La Plath, infatti, sa di poter essere infinita solo quando potrà ricongiungersi alla Terra, quando quindi sarà orizzontale, ovvero sarà morta. Sylvia Plath usa infatti la personificazione al fine di attribuire alla natura un carattere umano. Per esempio, nessun albero e fiore fa caso a lei, si sente inutile rispetto alla bellezza di alberi, alla bellezza dei fiori. Potrà contribuire invece al loro splendore solo quando cadrà al suolo. Secondo la poetessa, infatti, gli alberi, i fiori hanno meno pensieri di notte, e anche i suoi pensieri si assottigliano quando in cielo è presente la luna, ma comunque sempre non abbastanza. Cosa vorrebbe lei? Lei vorrebbe che potesse assomigliare di più al fiore, potesse assomigliare di più agli alberi, questi che hanno pensieri da lei definiti sottili, quasi nulli. Oggi vi parlo di Sylvia Plath, questa poetessa che ha vissuto, come dicevo, nella prima metà del Novecento ed è scomparsa nel 1963. Questa poesia Violetta è stata scritta nel 61, quindi prossima alla morte, comunque giovanissima, trentenne, considerate. Ne parlo perché una cosa che spesso facciamo è prenderci il merito dei nostri successi,
Perché sì, siamo bravi a attribuire invece i nostri fallimenti alle circostanze esterne. E così crediamo che ciò che vi va bene sia guadagnato e ciò che va male sia tutta colpa della sfortuna e del tutto immeritato. E invece siamo l'una, sia l'una che l'altra cosa, successo e fallimento insieme. Siamo curiosità, vita, morte, speranza, felicità. Questo lo scrisse Sylvia Plath e quindi questa è la sua visione di ciò che siamo. Lo scrisse considerata a 18 anni, una poetessa molto molto precoce, a 8 anni fu pubblicata la sua prima poesia. Sylvia Plath infatti solo un anno prima scrisse ancora La madre. Voglio essere libera, libera di conoscere le persone, il loro passato, libera di muovermi nel mondo per sapere chi sono io e chi sono gli altri, quali sono i miei costumi, usanze, sicuramente differenti dalle mie. Ascoltiamoci un brano adesso, il buon Bob, che non fa di certo male. A tra poco. Il brano si intitola Freedom Time. Rimanete qui e ascoltiamoci insieme Bob Marley. Ben ritrovati qui su Stap Radio, la trasmissione è come sempre Genius Loci e io sono il vostro Labà. Domenica scorsa c'è stato il primo incontro al Club del Libro che modero ogni seconda domenica del mese e l'incontro in particolare che si è tenuto presso l'associazione Orti di Giano nella sede di via Maglierato 76 e che vi è ogni seconda domenica di ogni mese, riguardato appunto uno dei primi racconti di Hermann Hesse, Emil Kolb, che fu scritto nel 1911.
S, sappiamo, è uno scrittore nato nel 1877. Egli ha raccontato nelle sue varie opere letterarie delle verità, delle storie di vita, il contrasto tra l'individuo e la società è spesso stato descritto e quindi focale all'interno delle proprie narrazioni. Quasi sembra essere spesso un balletto di intenti che riguarda il desiderio, forse come bisogno di integrazione e il distacco dal mondo che ci circonda. Quindi diciamo principalmente un balletto tra rifiuto e accettazione. Emil Kolb, nel nostro caso, questo personaggio che viene narrato, cerca di emergere dalla vita provinciale. La storia si sviluppa fra la sua nascita e i suoi 18 anni. Vi è un tentativo di crescere, di emergere del nostro personaggio, di migliorarsi rispetto alla realtà piccolo borghese in cui si trova a vivere. S condanna, sì, i falsi valori di un determinato vivere sociale, ma sottolinea anche l'effettiva incapacità del giovane protagonista di produrre una valida alternativa e direi a rilevare nel suo comportamento alla fine l'assenza totale di una positiva volontà di cambiamento. La ricerca dell'alternativa porta poi anche a prendere delle scelte che possono spesso, come accade poi al nostro personaggio, rivelarsi sbagliate, fuorvianti, talvolta distorte in una visione di giustizia tutta propria. Infatti questo racconto di Emil Kolb inizia proprio con un discorso sul libero arbitrio che vi invito comunque a leggere. Il libero arbitrio che si collega anche alla poetessa Sylvia Plath. Libero arbitrio è un concetto particolare, filosofico, teologico, secondo il quale ogni persona ha il potere di scegliere da solo gli scopi del proprio agire e gli scopi del proprio pensare, e quindi ciò che riguarda il proprio pensare, tipicamente quindi è un fatto legato alla volontà, nel senso che la sua possibilità di scegliere si origina internamente dalla persona e non da forze esterne. Ciò si contrappone alle varie concezioni secondo cui questa possibilità sarebbe in qualche modo predeterminata da fattori legati al destino, al sovrannaturale o naturale, nel caso in cui parliamo invece di determinismo, per via dei quali quindi il volere di ogni individuo è prestabilito già prima della nascita. Si parla allora, a seconda dei casi, di predestinazione oppure di fatalismo oppure di servo arbitrio. Per risolvere questo discorso, Agostino d'Ippona ha fatto una distinzione sulla libertà propriamente detta, ossia parliamo della capacità di dare realizzazione ai nostri propositi, parlando di libero arbitrio, quindi inteso come la facoltà di poter scegliere, diciamo sempre questo in linea teorica, tra le opzioni contrapposte che sono il bene e il male. Comunque, essendo Sant'Agostino, finisce tutto sul discorso del bene e male, mentre cioè il libero arbitrio entrerebbe in gioco solo esclusivamente nel momento della scelta, quindi rivolgendosi ad esempio al bene, la libertà sarebbe incapace di realizzarla. Diceva infatti Agostino: Dio fornisce il vento, ma l'uomo deve alzare le vele. Ora ci ascoltiamo l'eterno interminabile Giorgio Gaber con La libertà. A tra poco. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è
partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Bellissima, bellissima questa canzone di Giorgio Gaber, La libertà, un inno. Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche assume come punto di partenza riguardo all'aspetto teorico del libero arbitrio, tema che stiamo affrontando oggi, e parte dal negare che esista sia la libertà di volere sia quella di non la libertà di non volere, poiché a secondo Nietzsche la distinzione è invece tra libertà forte e libertà debole, per cui il libero arbitrio è solamente alla fine un'illusione umana. L'uomo infatti è convinto di agire in maniera libera, poiché non si rende minimamente conto che la sua singola azione è inserita invece all'interno di quello che è un contesto nettamente più ampio, dove ogni evento fa parte di tutta una serie di concatenazioni di eventi causali. Egli crede che alla fine il suo singolo evento sia invece isolato, separato, che egli possa decidere, determinare tale evento liberamente, con convinzione. Invece la ragione umana infatti non fa che tagliare quelli che sono i singoli fatti da tutto ciò che invece vi è organicamente intorno, che dentro ai quali sono inseriti. Noi effettuavamo infatti per comodità questa scissione, proprio perché semplifica e tende a schematizzare proprio l'agire della nostra quotidianità surreale. Diceva infatti Nietzsche: noi pensiamo che tutti i sentimenti e le azioni siano atti di volontà libera. Quando osserva se stesso, l'individuo senziente considera ogni sentimento, ogni mutamento come qualcosa di isolato, cioè di incondizionato, privo di connessione. Essi affiorano in noi senza collegamento con un prima e un dopo. Noi abbiamo fame, ma non pensiamo che l'organismo vuole essere conservato. Quella sensazione sembra farsi valere senza motivo scopo, essa si isola e si considera volontaria. Ecco, per questo necessita quindi di agire liberamente sulla realtà. E continua: lo sfrenato orgoglio dell'uomo lo ha portato a rimanere profondamente, orrendamente preso in questa assurdità.
l'esigenza di libertà del volere, che domina ancora sempre nelle teste dei semicolti, la pretesa di assumere da soli la completa ed estrema responsabilità e liberarne Dio, mondo, progenitori, caso, società. Essi non vogliono abbandonare a nessun prezzo la loro responsabilità, la fede in sé, il diritto personale al proprio merito. Appartengono a questo gruppo le razze boriose. Quando con il libero arbitrio l'uomo ingannevolmente dice io voglio, quindi che cosa succede? Nega la sua soggezione nei confronti di quella che è la realtà, ma nega anche cosa? L'identificazione di se stesso con il mondo, l'identificazione di se stesso con la natura, con quello che lo fa alla fine essere ciò che è, così com'è. Facendo tale cosa tende ad allontanarsi da quella armonia iniziale, pagana, come la definisce Nietzsche, con la totalità delle cose che caratterizza la figura del fanciullo, il famoso fanciullo analizzato da Nietzsche, che conquista liberamente il mondo. Infatti prosegue su questo tema: innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un gioco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire di sì. Sì, per il gioco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire di sì. Ora lo spirito vuole la sua volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo. Vi sono dei versi che recitano già nel titolo «Nulla per caso avviene» e ve li leggo. «Nulla per caso avviene» è tutto un tessuto sottile di spiegarsi di un disegno che ci rende attori coinvolti nel reale universale, libero arbitrio, e ciò che riporta il nostro personale canovaccio è il nostro copione dell'esistere, non ancora scritto, se non da noi e dalla mano il nostro Signore che ci consente di creare istante dopo istante il nostro vivere. Pico della Mirandola diceva: non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti, tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine. Vi lascio con questa frase di Mark Twain che dice: il fatto che l'uomo sappia distinguere il giusto dallo sbagliato prova la sua superiorità intellettuale sulle altre creature, ma il fatto che egli possa agire in modo sbagliato prova la sua inferiorità morale rispetto a qualsiasi creatura che non può farlo. Benissimo, benissimo, adesso vi, mentre parte la sigla di chiusura, Cristalli parte terza dei Karma Blu, io vi auguro ovviamente, come sempre, una bellissima serata, ascoltiamoci la canzone, che il Genius Loci vi illumini ovunque siate, ci vediamo mercoledì prossimo, ciao! Luci di neon.
you.